Ciao amici, continuiamo l'allenamento sulla football. Oggi lavoriamo di più il compartimento interno delle cosce, quindi adduttore d'acciaio, mi raccomando, e addome. Però prima, messaggio, iscriviti oggi. Iscrivetevi al canale gentilmente e andate soprattutto a cercare le playlist così avete l'effetto della lezione. Oltretutto, se andate in cerca dei, come si dice, dei video anche precedenti, troverete tanti temi, anche il lavoro sui piedi, sulle dita dei piedi. Quindi andiamo avanti. Forza! Ci mettiamo a sigla. Non la dimentico sempre, ma. Come vedete, quando poi vedo il dindandero mi sveglio. Allora, abbiamo detto. Mi vedete? Sì, fantastico. Allora, adduttore e addome. Oltretutto sono proprio collegati da una catena cinetica interna, per cui l'attivazione dell'adduttore attiva anche l'area, diciamo, degli addominali e della powerhouse. Quindi è veramente una sincronia, un lavoro sincrono. Se sentite davvero troppa fatica, dopo un po', regolatevi, Domani mi penserete. Allora, innanzitutto sistemiamoci con le mani sotto all'area del bacino. Diamo un attimino di sostegno al bacino e favoriamo in questo caso una posizione di imprint e di sostegno, perché sarebbe eccessivo cercare di lavorare in neutro con le gambe distese verso il soffitto, perché ci si presenta chiaramente un problema che è quello di una diffusissima retrazione della muscolatura posteriore delle cosce. Quindi immagino che non sia facile raggiungere la posizione che stiamo per raggiungere, ovvero mani innanzitutto sotto al bacino. Io guardate, le metto così a vedete, le convergono un pochino le dita, ok, verso il coccige, quindi sul dorso della mano appoggiano i glutei e verso il co sul, diciamo, le dita convergono verso l'area del coccige. Allora, se riuscite a tenere le gambe distese, tanto meglio, altrimenti è già un buon risultato riuscire a mantenere la verticale con le gambe e con le ginocchia leggermente flesse. Per me tenerle distese non è un problema, quindi le terrò distese, ma vi ricordo che potete tenerle appena appena flesse. Se in questa posizione arricciate troppo il collo, mettete immediatamente un cuscino, uno spessore di qualche centimetro. E quando sentite che è troppo faticoso l'esercizio, potete abbassare la palla, riposare in intrarotazione i femori, vedete, appoggiandoci le ginocchia sopra. Ogni tanto la palla va risistemata, quindi in maniera autonoma fatelo. La palla va posizionata fra le tibie, diciamo non dove ci, quindi non alle caviglie, ai piedi, ma superate la linea dei malleoli e mettete appunto appena sopra l'area delle caviglie. A questo punto, quindi prendete ovviamente il diametro, così la palla, diciamo, non si sbilancia. Lascio l'osso sacro, la percezione del sacro in appoggio rispetto alla posizione neutra è un po' diversa, ma ci serve ancora ed è importantissima, ok? La colonna in questo caso non è in neutro, quindi questo esercizio fa oltretutto particolarmente bene ai soggetti INI che hanno un atteggiamento posturale tendente all'arco, in iperlordosi, un po' meno le persone con protusioni o eventuali ernie passate. Quindi valutate questa posizione, mi raccomando. Se già così sentite fastidio, troppo carico, non è detto che non riusciate a fare, però insomma, trattandosi di un video, fate attenzione, ok? Allora, a questo punto cosa succede? Inspiro, nel buttare fuori l'aria andiamo in avanti di pochi gradi con le gambe, attivando forte la powerhouse e sentendo schiena in appoggio, sacro in appoggio, e quindi nel ritmo risulterà inspiro, ritorno. Fuori l'aria vado in avanti, tutta la schiena in appoggio, schiaccio le ultime costole, inclino in avanti le gambe, la fatica la sento nell'addome, chiaramente un pochino anche nell'area anteriore delle cosce e interno coscia per il fatto di sostenere la palla stessa. Ancora arriviamo a 5 ripetizioni. Fuori l'aria vado, torno inspiro, fuori l'aria 4,
torno, inspiro, fuori l'aria, 5, torno, inspiro. Direzione opposta, porto la palla verso il petto, ok? Senza sollevare il bacino. Quindi nel momento in cui tiro la palla al petto, spingo avanti i glutei e ritorno. Qui invertiamo la respirazione. Inspiro. Perché questa cosa? Perché quando attiviamo il diaframma è un muscolo in realtà lordotizzante, che è quello che un po' ci serve, e allora è possibile realizzare meglio questo movimento. Inspiro, tiro la palla al petto, fuori l'aria, ritorno, ancora uno, inspiro, tiro. Attenzione a non andare in intrarotazione, guardatevi ora la punta dei piedi. Se le dita convergono, cioè se prolungate la linea mediana del piede, visualizzate che convergono, dovete correggere un po' la posizione. Ancora uno, inspiro, tiro e fuori l'aria, ritorno. Focus ancora sull'osso sacro che resta giù. Porto la palla a destra e ritorno. Però non devo staccare il gluteo. Ancora a destra, forza. Inspirando porto e fuori l'aria, ritorno. Cominciate a sentire la fatica nell'interno delle cosce? Poi vi faccio riposare dopo le quattro posizioni cardinali, anche se la tentazione sarebbe di farlo, di fare tutta la sequenza con la palla su, ma visto che è la prima volta, andiamoci con calma. Ok, ne abbiamo fatte 5. Se occorre, riposizionate un attimino la palla. Vai a sinistra, inspiro, palla a sinistra, ma gluteo destro giù, quindi il movimento è davvero minimo. Inspiro, vado e fuori l'aria, powerhouse di ritorno. Inspiro, vado e fuori l'aria, ritorno. Ancora due, in e ritorno. Faccio l'ultimo, inspiro e ritorno. Tolgo un attimino le mani da sotto al bacino, fletti le ginocchia, appoggia la palla a terra, lascia che i piedi siano fuori, le ginocchia all'interno, appoggia i femori sulla palla e riposa un attimino. Due respiri, dopodiché riprenderemo la posizione. Vi anticipo quello che faremo. Passeremo da tutte le quattro le posizioni cardinali attraverso un movimento appunto circolare, cioè disegneremo dei cerchi sopra l'area del bacino, lasciando il bacino proprio nettamente appoggiato, schiena in appoggio, in imprint. Se le parole imprint e powerhouse vi suonano nuove e mai sentite, cortesemente andate a cercare la prima lezione di Pilates, guardatevi anche gli approfondimenti, perché allora capirete meglio questo video. Riprendo la palla, sistemo nuovamente la palla nella posizione corretta, mani a supporto del bacino, schiena in appoggio, sacro in appoggio, non vado in intrarotazione con i femori. Inspirando tiro la palla verso il petto lasciando il sacro giù, fuori l'aria disegno 5 cerchi a destra e 5 a sinistra, inspiro tiro e fuori l'aria disegno, passo da tutti i punti cardinali, ma il vero focus è stampare l'osso sacro sulle mani, ok? In, tiro al petto, fuori l'aria, 3, non andate troppo in avanti con le gambe, vi accorgete che basta davvero un piccolo cerchio, non stiamo disegnando un cerchio esagerato, eh? Forza, quarto giro a destra, quinto giro a destra, mi fermo, sistema la palla se c'è bisogno, posiziona bene le mani, gambe, schiena pronta, inspiro, tiro la palla verso il petto, fuori l'aria, disegno un cerchio partendo da sinistra e ripercorro tutte le tappe dei quattro punti cardinali, inspiro, tiro e fuori l'aria, disegno il cerchio, inspiro, tiro e fuori l'aria, disegno il cerchio, forza ancora due. Come va il vostro adduttore? Lo sentite? L'interno delle cosce? In e powerhouse, così vado ad attivare ancora di più il lavoro connesso e sinergico dell'addome.
fletto le ginocchia, appoggio i femori, lascio un attimino in descanso, come si dice, in defatico un attimino, posso anche dondolare un po' a destra e un po' a sinistra, ovviamente valutate la posizione delle gambe per le articolazioni delle ginocchia, non deve dare noia, però è la posizione, diciamo, di riposo più vicina, diciamo, all'esercizio. Non abbiamo ancora finito, riprendiamo il lavoro proprio per l'adduttore, teniamo la palla proprio a terra, piedi a terra, gambe flesse, decisamente a contatto con la palla, dovete avere l'impressione proprio di abbracciare la palla con le gambe, inspirate e nel fuori l'aria attivate la powerhouse, quindi il lavoro ascendente dell'addome, più attivo la powerhouse, più voglio stringere la palla con le gambe, fuori, 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 lascio piano, inspirando e di nuovo powerhouse prima, attivazione profonda e quindi lavoro per l'interno delle cosce. Attenzione che questo domani lo sentite, ok? Mi scrivete domani, non oggi. Forza ancora, fuori l'aria, stringo forte, pensate proprio con tutta la gamba, sento la tibia, sento quasi il ginocchio, l'interno delle cosce. Lascio piano, ancora uno, ne abbiamo fatti 5, no, forse questo è il quarto. Ancora uno, quindi arriviamo a 5. Fantastico, ragazzi. Ora, mani dietro la nuca, ripetiamo questo esercizio con le gambe, però invertendo la respirazione e sollevandoci con la testa e con le spalle. Quindi inspiro, stringo la palla, sollevati con testa e spalle, lascia la schiena in posizione neutra e fuori l'aria scendo. Inspiro, vado su, verifico il neutro, pancia piatta e fuori l'aria scendo. Inspiro, sollevo e fuori l'aria scende. Attenzione che questo non è un semplice crunch, ma dovete mantenere il neutro, un filo d'aria sotto la lombare. Se queste nozioni vi sono nuove, fermatevi, andate a guardare la prima lezione di Pilates e gli approfondimenti per capire le posizioni neutre e l'utilizzo del core e della powerhouse. Riprendiamo la palla allo stesso modo di prima. Metti le mani sotto all'area dei glutei del bacino, riporta la palla in alto, vi ricordo che le gambe possono essere distese se ce la fate, ginocchia appena appena flesse se non riuscite, cuscino sotto al collo o sotto alla nuca se vi accorgete che in questa posizione rovesciate la testa all'indietro. Bene, prima abbiamo lavorato lasciando giù l'osso sacro, ok? Soprattutto nelle posizioni destra e sinistra. Quindi raggiungiamo la medesima posizione a destra, quindi decentro la palla di pochi gradi. Vi accorgete che spostando la palla a destra, la vostra gamba sinistra è più o meno sulla verticale, giusto? A questo punto vado un pochino oltre, ancora più a destra, stacco proprio il gluteo sinistro dalla mano e questa volta il piede sinistro è più o meno in linea con la spalla destra, quindi non esagerate, non andate troppo in là. E ritorno, sperimentiamo dall'altra parte. Prima tappa, l'esercizio precedente, sposto la palla a sinistra, però il mio gluteo destro è ancora appoggiato. Ora vado oltre, stacco il gluteo destro dalla mano e vado un filino oltre e ritorno. Lento. Ora abbiniamo bene il respiro. Inspirando vado direttamente alla posizione un po' più estrema. Nel fuori l'aria stringi un po' la palla e approfondisci e dall'addome ritorno. Sinistra. Inspiro, vado, ma la spalla destra è giù, fuori l'aria dalla powerhouse, ritorno. Inspiro, vado a destra e fuori l'aria, ritorno ancora, inspiro, vado a sinistra,
Fuori l'aria, ritorno ancora uno di qua, uno di là, forza insieme. Inspiro, vado, stringi un po' la palla. Fuori l'aria, ritorno ancora uno, inspiro, vado e fuori l'aria, ritorno. Abbassa la palla, appoggia le ginocchia, rilassa un attimino con due respiri. Ora faremo i cerchi che abbiamo fatto prima, transitando dalle posizioni laterali, sollevandoci un pochino di più rispetto a prima. Quindi riprendi la posizione. Inspiro, tiro la palla al petto, fuori l'aria, 5 cerchi a destra, passando dalle posizioni un po' più estreme. Ok? 1, 2, 3. Anche quando porto la palla verso il petto, sollevo un pochino di più il bacino, appena appena, giusto per dare anche un po' di mobilità. Se però vi fa male, vi dà fastidio, assolutamente riducete l'ampiezza, okay, di questo movimento. Dall'altra parte, non solo andiamo a mobilizzare, ma sicuramente si sente anche di più il lavoro nell'addome inferiore della nostra powerhouse. Forza ancora. Inspiro, tiro la palla al petto e con controllo disegno il cerchio. Con controllo intendo dire che dovete attivare con la solita modalità la powerhouse, quindi se vi è noto il concetto bene, altrimenti per forza di cose dovete andare a vedere la prima lezione e gli approfondimenti. Fletti le ginocchia, appoggia le ginocchia sulla palla, resta un attimino in intrarotazione. Bene, dopodiché appoggia i piedi, intervalliamo, facciamo degli esercizi anche per variare un po', rimaniamo sul tema adduttore e addome, però cambiamo, non stiamo sempre con la palla su, così vi annoiate anche di meno, e cambiamo, creiamo alternanza nei gruppi muscolari, non esattamente nei gruppi muscolari, però dalla stazione differente cambia anche un po' qualcosa. Ora teniamo la palla, andiamo così, allora a terra la palla, abbracciamo con le gambe la palla, quindi dovete non tirare la palla verso di voi, quindi c'è sia un lavoro per l'adduttore, ma lo sentite soprattutto nel posteriore delle cosce. E braccia fuori lontane un po' dal corpo a circa 45 gradi, la gabbia toracica piantatissima, quindi gli appoggi sono ultime costole, sia lato destro che sinistro che le scapole. Inspirando, porto la palla a destra con il risultato che il lato destro del femore, cioè il femore destro va ad appoggiarsi a terra. Il tentativo è quello di tenere il costato sinistro bello appoggiato. Chiaro che un filo si solleva, però dovete sentire questa opposizione. Abbiamo detto inspiro, vado fuori l'aria. Pensate che le gambe siano pesantissime, potete tornare solo dall'attivazione del girovita. Dall'altra parte, inspirando, vado a sinistra. La coscia sinistra si appoggia, leggermente stacco inevitabilmente il costato destro, però quello che cerco di fare è di tenerlo giù e di allungarmi. Stringo la palla e torno dal girovita. Pensate proprio che le gambe non abbiano forza. Ancora, inspiro, vado a destra e fuori l'aria, ritorno. Ci sono le zanzare a novembre. Inspiro, vado a sinistra e fuori l'aria, ritorno. Ancora, inspiro, vado a destra e fuori l'aria, ritorno. Attenzione che non ho le gambe in parallelo, ho le ginocchia un po' in fuori, mi è venuto il dubbio di non essere stata chiara. Le ginocchia un po' in fuori, i piedi un po' più in dentro. Questo mi fa sentire di più il lavoro nell'interno delle cosce, ma soprattutto anche posteriore delle cosce. Ancora due di là, due di qua, due di là. Inspiro, vado, mi allungo, mi tiro bene. Fuori l'aria, torno dall'attivazione della powerhouse e del girovita, vado a sinistra. Inspira e fuori, ritorno a forza insieme. L'ultimo a destra, l'ultimo a sinistra. Inspiro, vado. Fuori l'aria, ritorno, ultimo a sinistra. Inspiro, vado. E fuori l'aria. Ritorno, fantastico ragazzi, riprendete la palla
circa fra le tibie, mani sotto i glutei, gambe sulla verticale. Come vanno i vostri adduttori? L'interno delle cosce? Sicuramente sentite di più l'interno delle cosce che l'addome, ma tranquilli che il vostro addome ha lavorato. Ora, riprendiamo il concetto di prima di portare la palla a destra. Distaccare, andando a destra, il gluteo sinistro. Ma la nostra gabbia toracica, e quindi spalla sinistra e gabbia toracica sinistra, tendono a rimanere giù, ok? Già solo rimanendo sentite che l'adduttore destro della nostra gamba destra sta lavorando più del sinistro, giusto? Quello che vi chiedo adesso è, la gamba destra resta ferma, dovete pensare con la gamba sinistra di far rotolare la palla lungo la gamba destra, con il risultato che vado come ad appoggiare il gluteo sinistro e poi lo stacco. Quindi usate un po' l'immagine che preferite, faccio rotolare la palla vicino e lontano dal piede destro, oppure vado ad appoggiare il sacro e stacco il sacro, ok? Uno, due, forza, siamo già un po' stanchini, quindi il nostro adduttore si sta veramente stancando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno al centro. Risistemo la palla che magari nel rotolamento si è un attimo lasciata andare, o meglio, noi l'abbiamo lasciata andare. Mani sotto il gluteo, vado a sinistra con la palla. Inizialmente ho il gluteo destro in appoggio. Faccio rotolare la palla verso il piede e lontano dal piede, con il risultato che il gluteo destro si stacca dalla mano e si riappoggia. Concetti visti già prima, giusto? 1, 2, 3, stringi la palla, 4, 5, 6, forza, 7, 8, 9 e 10, ritorno. Ora, avete fatto attenzione qual è stato il lato più difficile, dove magari perdavate più facilmente la palla? È probabile che quello, ad esempio, per me è il sinistro, ok? Cioè portare la palla a sinistra, infatti l'adduttore sinistro per me è un po' più debole del destro. Quindi, se avete avuto anche voi una percezione di una differenza fra un lato e l'altro, ripetete dal lato più debole, ok? Se non avete avuto percezione, ne fate 5 da un lato, 5 dall'altro. Ne conto 10, ok? Così andiamo comunque pari nella lezione. Io mi sposto a sinistra. Se qualcuno di voi ha sentito il lato destro più debole, vada a destra. Se siete indifferenti, non avete percepito nulla, ne fate 5 a destra, 5 a sinistra. 1, 2, inspiro, vado su, fuori l'aria scendo. Inspiro, vado su e fuori l'aria scendo. Inspiro, 5, scendo, 6, scendo, 7, scendo, 8, scendo, 9, scendo, forza ancora 1, 10 e ritorno al centro. Appoggia le ginocchia, lascia ciondoloni un po' coi piedi, togli pure le mani e piano piano lascia la palla. Senti com'è il lavoro degli adduttori, spero che l'abbiate sentito, ovviamente è un lavoro che attiva, voi rimanete pure giù sdraiati, è un lavoro che attiva la catena cinetica interna, ok, degli addominali anche profondi, quindi abbiamo fatto un bel lavoro unitamente ai precedenti due video, quindi sto costruendo una lezione. Voi vi siete iscritti? Iscrivetevi gentilmente al canale e condividete con chi volete. Scrivetemi, datemi idee anche per i prossimi video, anche proprio belle precise, e io sarò molto contenta. Un bacio a tutti, buon lavoro!